Barone Vassallo, siamo al 25 agosto 2023. Buonasera a tutti. Siamo in una calda giornata di fine agosto, una calda giornata che ci porta a pensare pesantemente su quello che sta succedendo. Perché dico pensare pesantemente? Perché obiettivamente la delusione verso gli italiani sta toccando delle punte veramente impressionanti. E vi spiego perché. Allora, abbiamo visto in questi giorni quanta lotta ci sia stata contro le varie ZTL, le varie restrizioni. Pensate soltanto voi che nella regione Piemonte dal 2016, pardon, scusate, da settembre di questo mese, tutte le auto dal 2016 in giù non potranno praticamente più circolare. Naturalmente lo so che ci sono le eccezioni in base all'età, ci sono le eccezioni in base all'invalidità civile, ci sono le eccezioni in base al tipo di lavoro, ma a noi non importa, noi dobbiamo guardare i diritti di tutte le persone che sono nel territorio. Quindi un precedente molto pericoloso, perché se inizia il Piemonte, continuerà la Lombardia, continuerà il Lazio, continuerà la Campania, continuerà probabilmente Marche, Umbria e via discorrendo. Un pericoloso precedente che doveva essere preso di mira e condannato praticamente da tutti gli italiani. E allora, dato che comunque sia, io sono sempre stato un personaggio abbastanza in risalto, sia nei club di automobili storiche, sia nei club di appassionati in genere di Alfa Romeo, Lancia, Mercedes e via discorrendo, tantissime persone mi hanno invitato, sia nel Lazio che fuori dal Lazio, a partecipare ai gruppi che vanno contro le ZTL. E allora non dico che mi sono iscritto a tutti, ma un paio li ho accettato l'invito perché obiettivamente credo che bisogna comunque sia in qualche modo dimostrare il fatto che tutto questo non ci sta più bene. Però, devo essere sincero, è una continua delusione. È una continua delusione. Perché una continua delusione? Perché tu ti iscrivi ai gruppi di coloro che sono contrari a qualsiasi restrizione della libertà, che possa essere per le automobili Euro 0, Euro 1, Euro 2, quello che volete voi, Euro 3, Euro 4, 5, 6, quello che volete. E pensi che tutti quelli che partecipino abbiano dei presupposti di libertà, di intelligenza, di forza anche, caparbietà di voler lottare. E invece ieri mi sono trovato con quei barboni, quei clochard, quei vagabondi, ma mi dispiace anche insultare i barboni, i vagabondi, perché so che comunque sono persone che sono state sfortunate nella vita, ma credo abbiano comunque sia una voglia di riscatto verso il mondo. Questi invece sono proprio dei barboni, dei mendicanti, i quali si beano di stare nella loro posizione schifosa. E quindi, dopo che ieri ho fatto il video, voi lo sapete benissimo, sui zozzoni che vogliono i soldi,
per farsi la macchina elettrica. Loro non chiedono la libertà, quegli schifosi chiedono i soldi, chiedono i soldi per farsi la macchina elettrica, chiedono i soldi per farsi la Euro 6 di Temp. Adesso è nata una nuova categoria, l'ho vista proprio questa mattina, tant'è che mi sono disiscritto da tutti i gruppi che difendono i diritti di quelli che sono nelle ZTL. Praticamente sapete che vi dico, guardate, lasciamo perdere, meglio che non continuo il discorso. Mi sono disiscritto perché ho i conati di vomito, perché per 60 persone che difendono realmente la loro voglia di libertà, i loro diritti, le loro auto, il loro patrimonio e tutto quanto, ci sono altri 40 sacchi di che fanno veramente schifo. Allora è innegabile che devo raccontarvi che cosa è successo questa mattina. Questa mattina c'è stato un uomo che sarcasticamente, ma anche in maniera giusta, perché ha perfettamente ragione, l'avrei fatto io se lo avessi pensato, scrive un post in cui dice: bene ragazzi, adesso potete tranquillizzarvi tutti, potete mettervi tutti tranquilli nelle vostre casette, davanti alle vostre televisioni, perché reinizia il campionato di calcio e tutti i problemi della ZTL magicamente finiscono. Allora tutti aspetti, persone che dicono basta, non ce ne frega più un cazzo, morissero i calciatori, morissero i mister, fallissero i campionati, fallissero le società che trattano la televisione con le varie partite di calcio, con le varie cose, tu aspetteresti questo, perché insomma in un gruppo in cui ci sono persone oppresse, persone che vengono relegate alla loro casetta senza poter uscire, senza poter andare al lavoro, senza poter far nulla, tu pensi che queste persone sono arrabbiate, pensi che queste persone abbiano il dente avvelenato, che quindi dicono guardate, oh basta, abbiamo fatto la figura dei coglioni dal 45 ad oggi, cerchiamo di riprenderci. Magari, se non vogliamo dire dal 45 a oggi, diciamo dal 92, da quando ieri di ben 31 anni fa il signor Amato tolse il 6 per 1000 da ogni conto corrente. Siamo stati coglioni in quel momento, abbiamo passato 35 anni quasi da coglioni, è proprio il momento di dire basta a tutte le buffonate, a le varie televisioni, talk show, i vari Isole dei Famosi e cazzate varie, Grandi Fratelli e via, per tornare a riprenderci la nostra libertà. Bene, sapete cosa hanno scritto al post di quell'uomo che ha detto, dice state tranquilli, adesso reinizia il campionato, potete stare tutti tranquilli? Invece di dirgli sì, hai ragione, gli hanno detto: perché tu non hai hobby? Tu pensi soltanto alle tue automobili? Tu pensi soltanto alla guerra contro il governo? Tu pensi soltanto alle ingiustizie? Tu non hai mai un momento di svago in cui liberarti dei pensieri della vita quotidiana? Praticamente quella persona che ha detto un pensiero giustissimo, ha detto smettiamo di fare gli italiani coglioni, adesso reinizia il campionato, adesso reinizia la casa del Grande Fratello, riniziano queste porcherie portate da quella mummia piena di stucco. No, gli hanno detto: beh, ma uno mica può pensare tutto il giorno ai propri problemi, ai propri dittatori, alla propria situazione terribile che stiamo vivendo in Italia. No, noi dobbiamo distrarci,
Noi non dobbiamo pensare solo alle cose negative, dobbiamo pensare che l'Italia è bella, l'Italia è d'oro, l'Italia è felice, l'Italia ha tutto. Io posso dirvi soltanto una cosa, lo trovate su questo canale. Ho fatto video in cui facevo recensioni di auto d'epoca, facevo recensioni di auto moderne, auto nuovissime. C'è la mia recensione sulla Jeep Renegade 1000 che ha avuto 1 milione di visualizzazioni. Qui dietro ho la mia Jeep Compass, ho avuto Mercedes, ho avuto Land Rover, ho avuto di tutto perché sono state sempre la mia passione le automobili. Attualmente ho 3 macchine e tutto questo. Però ve lo dico sinceramente, sono praticamente 3 anni che non mi interesso più di macchine. Non me ne frega più niente. Sapete che vuol dire? Vedo motori, vedo automobili interessanti, auto storiche, auto moderne. Mi mandano recensioni sulle nuove tecnologie, sulle nuove tecniche motoristiche che comunque stanno rallentando, ma non ho più la passione perché sono riusciti a spengermela. In questo momento ho quell'obiettivo che è nato nel 2018 quando la Raggi fece diventare questa città una pattumiera, tolse il lavoro ai demolitori, tolse il lavoro a noi che lavoravamo coi demolitori, tolse la storia di Roma, mandò persone al lastrico, fece diventare le strade delle carrettiere, cominciò questa guerra all'automobile che adesso Gualtieri sta portando avanti. Veramente, io non ho più quella passione, ma per nulla. Prima ero amante dei film, ero amante della meccanica, ero amante della cultura. In questo momento ho soltanto un obiettivo: fermare questa decadenza degli eventi. E credetemi, anche quando mi invitano a vedere auto storiche, fotografie storiche, le guardo con passione, perché la passione non la puoi togliere, ma veramente sento che qualcosa si è spento, finché tutto non cambierà. Quindi rimango veramente non deluso, rimango proprio amareggiato pesantemente quando sento di persone ancora oggi che pensano a vedere una partita di calcio e se ne fregano del precipizio in cui stanno cadendo. Veramente è qualcosa di mostruoso, mostruoso, a cui non possiamo rassegnarci, non possiamo. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.